Vittoria casalinga sofferta, ma alla fine meritata per il Castel Termini contro la battagliera Gattopardo nella 23esima giornata del campionato di promozione Girone A. I Granata hanno impiegato più di un'ora per sbloccare il derby e portare a casa l'intera posta in palio, tre punti fondamentali per continuare a sperare di giocare i play-off, traguardo che alla fine della stagione avrebbe il sapore di un'autentica impresa sportiva. La Gattopardo invece dovrà soffrire ancora per cercare di evitare i play-out, ma ha tutte le carte in regola per salvare la categoria senza disputare gli spareggi. E il Castel Termini a fare la partita con gli ospiti pronti a colpire di rimessa. Al 20esimo, clamorosa doppia chance per i padroni di casa. Prima capitano Argento di testa colpisce la traversa, poi sulla ribattuta l'attaccante Spinello timbra di nuovo il legno superiore. Castel Termini sfortunato. La Gattopardo chiude indenne il primo tempo. La ripresa è ricca di emozioni. Il Castel Termini, spinto dal colore dei propri tifosi, aumenta il forcing e al minuto 18 riesce a sbloccare il derby. Punizione di Giovanni Sacca e Ndiaye è battuto. La Gattopardo accusa il colpo e prova a reagire, ma senza creare clamorose occasioni da rete. Il Castel Termini sfiora il raddoppio con Noto dopo una bella azione corale. Nel finale la Gattopardo potrebbe pareggiare con una super punizione di Lobrutto, ma la palla si stampa sul palo. Stefano Piazza recupera la sfera e scappa via sulla corsia di sinistra. Contropiede perfetto, pallone per Silla, che da solo dinanzi a Ndiaye lo supera con un tocco delizioso. 2-0 e partita finita tra gli applausi del pubblico di casa.